una tradizione centenaria. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda. Una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati. Taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Apertura, quella di oggi, dedicata ad una signora molto importante, si chiama von der Leyen. Oggi abbiamo avuto la prova provata, è un modo di dire, ma do l'idea di quanto l'Italia sia succube dell'Europa. Per chi mi vedesse la prima volta deve sapere che io da anni dico che siamo schiavi della Unione Europea. A più riprese mi sono lamentato, però dopo aver sentito il presidente von der Leyen non ci sono più dubbi. L'Italia dipende dall'Europa, facciamo parte dell'Europa, alle loro condizioni. Ha rilasciato la von der Leyen una dichiarazione di una gravità unica. Ricordo che domenica c'è un importante appuntamento elettorale in Italia. Elezioni politiche. Apro una parentesi prima di continuare con la von der Leyen. Dopo anni di dittatura comunista PD c'è uno squarcio, c'è uno spiraglio, almeno io me lo auguro vivamente. Io che sono un elettore del centrodestra mi auguro che ci sia una svolta. I compagnucci hanno il culetto che brucia, e sapete perché? Ve lo dico io, stanno per perdere il collaudato sistema e consolidato, collaudato e consolidato sistema di potere. Per anni hanno fatto quello che hanno voluto, hanno messo i loro uomini dappertutto, nomine di qua, nomine di là.
in nome di una falsa democrazia. Quindi loro hanno il terrore che da lunedì si possa cambiare pagina. L'intervento della von der Leyen ci fa capire una cosa, che dobbiamo stare attenti, altrimenti ci castigano. Ha osato dire questa signora, se le elezioni domenica vanno in una certa maniera, anzi, regia, per evitare che mi sfugga qualche parola, ti prego di intervenire. Fai vedere quel bel contributo. C'è anche la foto della von der Leyen. Le diamo anche un po' di visibilità in tutta Italia. Grazie. Eccola qua, la von der Leyen. Vedremo il risultato del voto in Italia. Abbiamo degli strumenti come nel caso di Polonia e Ungheria. Se l'Italia andrà in una situazione difficile, possiamo agire. Cosa ha voluto dire, signora von der Leyen? Queste minacce se le tenga per sé. E io mi rivolgo ai telespettatori che mi stanno seguendo. Mi massacrano solo perché non la penso come il pensiero dominante attualmente in Italia. Ho il coraggio di metterci la faccia. Mi è rimasta solo la coerenza e la dignità di uomo libero. Perché io mi interrogo e dico: come è possibile che un personaggio importante come la von der Leyen possa lanciare minacce non velate? Perché strucca, se non l'avete ancora capito, la signora von der Leyen ha detto: se le elezioni vanno in una certa maniera, se dovesse vincere la destra, ci saranno delle ritorsioni, o si prendono i soldi o ci bacchettano. E dai, si può andare avanti così? Dov'è Mattarella, il nostro presidente? Non ho sentito una nota ufficiale. Io non dico sparare col bazooka, no, ma una nota, dire qualcosa. Il primo cittadino d'Italia doveva intervenire e censurare la dichiarazione della von der Leyen, magari non gridare come faccio io, ma in maniera velata, alla sua maniera, dire: guarda che certe cose noi italiani non le possiamo sopportare, comandate voi, ci dite spesso quello che dobbiamo fare, però c'è un limite alla decenza umana. Sentivo Letta in imbarazzo, cercava di giustificare, no, ma non ha voluto dire questo, non ha voluto dire niente, i soldi bisogna spenderli. Ah, signor Letta, comincia anche lei ad avere un po' di paura, eh? Confrontatevi democraticamente, dica alla von der Leyen che l'Italia è un paese civile, democratico. Bisogna prendere il risultato che uscirà dalle urne nella maniera più pacata, civile e democratica. Vince la sinistra, vince la sinistra, vince la destra, si prende atto di una virata. Ecco, io oggi ho voluto esordire con questa notizia per farvi capire lo stato di dipendenza dell'Italia dalla Unione Europea. Se ci fossero stati ancora dei dubbi, la dichiarazione della von der Leyen li ha spazzati via.
ci ha fatto capire chiaramente che se noi non ci comportiamo in una certa maniera, quella che vogliono loro, i compagnucci ci castigano. Faremo una brutta fine. Io mi auguro che ci possa essere coraggio da parte degli italiani. Basta essere pecoroni. Draghi è stato premiato come il miglior statista dell'anno, un'indecenza. Fai vedere come è stato premiato dagli ebrei, perché vedo un signore con l'affare in testa, no? Il simbolo degli ebrei. Quelli che comandano il mondo sono gli ebrei, specialmente negli Stati Uniti d'America. Hanno loro il potere in mano, hanno il monopolio di tutto. Fai vedere Draghi elegante che viene premiato dal rabbino capo. Qui lo vediamo elegante col fracca. Riceve addirittura un'onorificenza e invece qualche italiano è di diverso avviso. In pompa magna, col frac, a New York, il miglior statista dell'anno, e io dico che sono balle. Per me non è il miglior statista, è il più raccomandato di tutti quanti, questo sì. Fai vedere quei pochi secondi di contestazione. Il popolo non la pensa come il rabbino capo americano sul conto di Mario Draghi. Dai regia, fai vedere il coso, torniamo. Avete visto? Non aggiungo altro, mi fermo una manciata di secondi e dopo vado a chiudere, grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Dalle mie parti si dice che la paura fa 90. È solo una questione di giorni. Basta con la dittatura, con il monopolio della sinistra, basta con l'odio verso chi non la pensa come voi. Siate realmente più democratici. E chiudo oggi la mia opinione facendo riferimento al Movimento 5 Stelle. Confesso che sono molto sorpreso, io non sono un ipocrita, dico sempre quello che penso. Confesso che non mi aspettavo che il Movimento 5 Stelle fosse ancora così seguito. Si parla di un 14-15%. Cosa vuole dire questo?
vuole dire che sono ancora in tanti a essere mantenuti con il reddito di cittadinanza, l'assistenzialismo di Stato. Si merita la mia chiusura. Giuseppe Conte, molto abile. Lui è un avvocato, sa parlare, sa arringare. E io chiudo con qualche contributo e con qualche mia osservazione. Innanzitutto pregherei la regia di mostrare la nostra locandina. Il leone ruggisce, avanti Italia, il nostro tricolore, lo stivale. Una sola voce deve prevalere domenica, almeno secondo le mie ambizioni, il centrodestra. E ora definiamola, dopo anni di strapotere della sinistra, mettiamo all'opera anche quelli del centrodestra. Vediamo cosa sanno fare. Peggio di così non può andare. Chiudiamo con i grillini. Innanzitutto dovete sapere che c'è una locandina che riguarda una classifica, gli elettori in famiglie con reddito di cittadinanza. In Campania il 15%. In Sicilia il 13%, in Calabria il 12%, in Puglia il 8%, in Lombardia il 2%. Nel nostro Veneto, fanalino di coda, con orgoglio, solo l'1%. E fai vedere anche il professor Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle ci è costato 50 miliardi. Questa è la triste realtà, non ci sono altre chiavi di lettura. Cornut e mazziat, becco e bastonato. E dai, anche per oggi penso che possa bastare. Andate tutti a votare, il mio è un invito perentorio. Qualunque sia il partito, ma recatevi alle urne. Quello del voto è un diritto dovere dei cittadini. Noi commenteremo il voto lunedì sera nella mia trasmissione. Ci sarà da ridere o da piangere. Grazie per la cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.